Ciao a tutti, oggi siamo con una nuova ospite, Leila Olini, che ha 13 anni ed è diventata la campionessa di mini enduro. Allora, quando ti sei appassionata al mondo dei motori? Questa passione è venuta dalla famiglia di mio papà, da mio nonno, mio zio. A 3 anni ho ricevuto una mini jeep e quindi fin da subito il mondo delle ruote è sempre, ha fatto parte della mia vita. Poi andando avanti mi è stato regalato un quad, poi una mini moto e andando avanti ad 8 anni, l'età in cui si possono iniziare le gare, ho usato sempre moto con cilindrate più alte fino ad arrivare all'85, che è la moto che ho tuttora. Chi ti ha supportata maggiormente in questo percorso e chi ti ha ispirata? Il mio percorso è iniziata con Anna Sapino, che lei è campionessa italiana. Il mio allenatore, cioè Alessandro Dario, nonché il presidente del mio motoclub Altaserra, ha iniziato ad allenarmi molto duramente in pista con l'hard e piano piano sono arrivata a questi livelli grazie a lui, perché mi aiutava, mi supportava, mi allenava, sistemava la moto, mi incoraggiava, e quindi diciamo che colui che mi ha ispirato è stato lui. Nel momento in cui ho vinto è stato bellissimo, perché non ci avevo pensato per non gufare niente, quindi è stato molto bello. Poi c'erano tutti i miei amici e poi sul podio, quando hanno chiamato il mio nome, hanno detto campionessa italiana, mi è quasi venuto da piangere. Come ti approcci alle gare? Cioè, qual è la tua routine e anche gli stati d'animo? La mattina appena sveglia, in alcuni sensi sono fin troppo tranquilla, infatti i miei genitori mi ricordano sempre che comunque è una gara. Però quando ti devi iniziare a vestire, devi andare verso il parco chiuso, prendere la moto, ti viene l'ansia, perché incominci a farti delle domande magari anche stupide: partirà la moto, il fettucciato sarà cambiato, che alla fine nelle ultime gare sono paranoie che poi ho superato dopo i primi 5 secondi della prima prova. Però sono paure che secondo me sono necessarie, perché ti aiutano a darti la spinta. È un po' come la paura, la rabbia: se la usi in modo giusto possono aiutarti ad andare più forte. Come riesci a conciliare lo studio con questa tua passione dei motori? Finora non è stato difficile, e concentrandomi quando studiavo e quando andavo in moto riuscivo bene a spartire il tempo e quindi riuscivo a fare le cose velocemente ma bene. E quale consiglio daresti a tutte le ragazze che vogliono intraprendere un percorso come il tuo? Di metterci passione, perché in ogni sport ce n'è bisogno, di aver pazienza, e con tanto allenamento si può arrivare a tutto. E quindi anche se in alcuni momenti magari vi viene di pensare non ce la faccio, non ho più voglia, e però poi vi manca andare in moto, vi manca sentire quella sensazione, tanto tutto riappaga. Se ci metti impegno e voglia e passione, tutto riappaga.